était de présenter les Corbusier tels qu'un écrivain. Et, mais l'éditeur aimait beaucoup l'idée d'avoir aussi quelque chose à couleur, quelque chose qui faisait un peu voir aussi l'architecture de Le Corbusier. C'est à ce moment-là que j'ai pensé demander à un autre artiste, notre maître, Guido Guidi, de faire son lecture de l'œuvre de Le Corbusier. Ils ne sont pas l'illustration de l'œuvre, des synthèses illustratives de l'architecture, ne sont pas en effet des photographies d'architecture, elles sont plutôt des photos des petits détails qui font voir la trace du temps et des usages sur l'architecture. Quindi non è totalmente un fotografo di architettura, anzi questa parola lo spaventa molto e lo fa anche irritare. Il modo con cui affronta l'architettura in effetti è molto particolare, nel senso che fotografa l'architettura come fotografa tutto il resto, senza cambiare niente del suo modo di fotografare. Si considera un fotografo dei bordi, del fortunato, dei confini, dei luoghi marginali e delle periferie. Lo sguardo diventa paziente, si dilata, diventa insistente, analitico e frammentario. Cerca, attraverso la ripetizione della fotografia, attraverso spostamenti minimi dello sguardo, cerca di comprendere la stessa mutabilità delle cose. Quindi ha dato a noi un'immagine molto profondamente diversa da quella consueta di Le Corbusier. E dunque mi unisco a Rosa quando dice che l'immagine, questa immagine consueta, questa immagine monumentale di Le Corbusier era dovuta al modo in cui veniva fotografato Le Corbusier.